Ah, è così rinfrescante. Ne avevo bisogno. Oh, mi sa che ho bevuto troppo. Devo fare pipì. Non mi trattengo. Ehi, che cos'è? È una bambola. Che cosa ci fai lì dentro? Hai un aspetto orribile. Senza offesa. Non posso lasciarti così. È il tuo giorno fortunato. È ora di un nuovo look. Dobbiamo eliminare questo sudiciume. È così disgustoso. Spero non siano caccole. È tutto appiccicoso. E poi i brufoli. Si rischia un pasticcio. Oh, questo era bello grosso. A dire il vero mi sto divertendo. Stai già molto meglio. La pelle è luminosa. Rilassiamoci. E vissero felici e contenti. È così romantico. Che lunga giornata. È ora del sonno di bellezza. Mi rendi così felice. Un altro giorno, un'altra ciambella. Aspetta, che succede? Shh, devo ascoltare. Sta succedendo qualcosa. Ultima ora, i vampiri sono fighi. Ma a dire il vero sono solo incompresi. Ricordate, i vampiri non sono colpevoli. Quando vedete un vampiro, abbracciatelo. Buonanotte! Chi l'avrebbe mai detto? Ora sei libera di andare. Ah, che sta succedendo? Siamo libere, usciamo da qui! Un attimo. Tu devi restare. Di cosa sto parlando? Intendi la mia bambola? Hai sentito il tipo? Solo i vampiri. Ma io non la lascio, la mia amica! Noi rimaniamo qui. Non preoccuparti, penserò a qualcosa. Usciremo entrambe da questa cella. Wow, guarda un po'. Mi donerebbe molto quel colore. Ho sempre desiderato il labbra morbide. Mi sento splendido. Oh sì, il sapore è buono. Cosa c'è da guardare? Le cose si fanno un po' strane. Oh, che roba è? Aspetta, mi è venuta un'idea. Fidati di me, so cosa faccio. Dai, mettiti comoda. Prima di tutto dobbiamo rimuovere il trucco. Sarà come una tela bianca. Proprio quello che ci serve. Ora aggiungo un po' di trucco rosso. Wow, è così luminoso. Adoro questo look. Stai davvero spaccando. Ma c'è ancora molto da fare. Dobbiamo liberarci di quei capelli. Ferma così. Non vorrei causare incidenti. Di addio alle tue ciocche bionde. Erano fuori moda. Wow, che bella testa calva. Va bene, ho un piano. Ci serve qualcosa di dark. Che cos'è? Oh, un filo sciolto. Aspetta un attimo, potrebbe essere ciò che serve. Stai meglio in versione bruna. Potremmo essere gemelle. Sono lunghissimi. E dopo fammi pensare. Aspetta, le unghie. Ecco, devo farti una bella manicure. Non si può andare al salone. Quindi uso una pistola per colla. Non dovrebbe volerci molto, creo lunghi fili di colla. Lo faccio su ogni dito, poi lascio indurire la colla. Taglio la colla in eccesso. Wow, stai benissimo! Ma serve una passata di smalto e ho il colore perfetto per te. Deve essere il nero. Ti donerà un'aria drammatica. Devo concentrarmi, non voglio rovinarle ora. Sono abbastanza soddisfatta. Fatti guardare. Wow, hai un aspetto fantastico! Siamo state bravissime! Ma ancora non va bene. Non mi piace questo vestito. Non sa di immortale creatura della notte. Ti dispiace? Molto meglio ora. Sei così affascinante. Così usciamo da questo posto. Ehi, laggiù! Vogliamo andarcene? Ah, prese, eh? Aspetta, un'altra vampira. Sembra autentica. Ok, andate pure. Apriti sesamo! Sapevo che avrebbe funzionato, addio! Fate le brave! E state lontane dall'aglio! Oh, questo non va bene! Dov'è la chiave? Oh oh! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! In sella! Un frullato di sangue! Il mio preferito! Ahi, mi sono tagliata il dito! Sangue fresco! Ho tanta fame! Ho bisogno di mangiare! Salve! Cosa vuoi? Non muoverti! No! Stai indietro! Voglio la mia mamma! Un bel sorriso! Ecco un cerottino per te! A posto!
Va meglio? Ma che succede? Ah, finalmente pausa. Cosa? Un pipistrello? Ma dov'è? Really? Ehi, sbrigati! Oh. What? Cosa? Credo di aver bevuto troppo caffè. Dov'è l'aglio? Rilassati, abbiamo solo bisogno di aiuto. Avremo un bambino. Tesoro, credo che il bambino stia arrivando. Cosa? Non mi sento tanto bene. Che cosa sta succedendo? Oh, seguitemi. Oh no, no! Non farti prendere dal panico, respira. Ok, sembra facile. Ok, diamo un'occhiata. Mamma, ma è terrificante. Dottore, riesce a sentirmi? È normale. Io non mi avvicino, guardate. Le stazioni antipanico. Ma... Devo fare una foto. Cosa faccio? Cosa faccio? Non lo chieda a me, è lei il dottore. Ma vi calmate. Non ho mai visto nulla di simile. Dovresti aiutarmi. Ho paura, tienimi. Cosa è successo? Oh, ma guarda un po'. Sono contenta che sia finita. Mi sono perso qualcosa. Sei un papà. Da non credere. Buon lavoro, gente. Allora, è maschio, femmina o pipistrello? Oh, ai miei occhi. Me le rivendo queste. Sarò ricco. Oh, andiamo. Non sono mai stata così felice. Sorridete. Odio affilare le zanne. È sempre una sensazione strana. Ma va fatto. Boo! Ti ha spaventato? Che ti sei messa? L'ho scelto io stessa. Carino, eh? I vampiri vestono di nero. Aspetta, è un diadema quello. È tutta questione di accessori. Fai finta di non averlo visto. Sono una vampira al 100%. Sarò io a giudicare. Dove mi trovo? Questa è la prova più difficile che i vampiri conoscano. Non ho studiato! Aspetta, è uno specchio. Un vero vampiro odia la luce. Tienilo lontano da me! Mi ha preso! Che ridere! Ah, sì? Proviamo con qualcos'altro. Oh, ok. Osserva come faccio levitare il foglio. Lo controllo con la mente. Questo è il potere di un vampiro. Un bel trucco di magia. È il tuo turno. Posso farlo. Vola, carta, vola! Lo sto facendo! Guarda come va! Aspetta, ma cosa... Forse l'ho sottovalutata. Meglio nascondere questo. Non è l'unico bravo con i trucchetti. Ma non devo destare sospetti. Sei convinto? Non ancora. Guarda qua. Ehi, sei a testa in giù! Ma non hai le vertigini? Sono un vampiro, questo è niente! È nella nostra natura, tocca a te! Vuoi che lo faccia io? Non c'è problema, dammi solo un minuto! Sto aspettando! Di solito non succede mai! Aspetta! Non sei una vampira! E questo mi fa arrabbiare! Oh, oh, sono nei guai! C'è solo una cosa da fare! Ma che... Io meno male che me lo porto sempre. Ciao! Che emozione! Ecco, questa è la mia stanza! Dov'è la bara? Siediti, torno subito. È un incubo. C'è troppa luce. Stai indietro, bestia! Non ti conviene metterti contro di me. Vieni qui! Oh, oh, sta tornando! Spero che ti piacciano le mele! Grazie, vuoi che la mangi? Mmm, croccante! Oh, oh, la mia zanna! Sto soffrendo tantissimo! Fa un male tremendo! Mi dispiace tanto! Perché? Perché l'hai fatto? Aiutami! Tranquillo, adesso chiamo il medico! Andiamo, pronto? Abbiamo bisogno di aiuto! Un brutto presentimento!
No, non la luce! Spegnetela! Ok, abbassiamo. No, stai indietro, non farmi del male! Salve! Salve a lei! Apra bene, non farà male. Promesso! So cosa sto facendo. Questo è un bene. Ok, no, ho cambiato idea. Non sia sciocco. Ecco qui, tutto fatto. Ora dobbiamo dare una pulita alle sue zanne. Saranno scintillanti. Sembra una buona idea. No, tutto tranne quello. Rimanga fermo. A dire il vero fa un po' il solletico. Guarda quel collo, è così invitante. Devo resistere. Ma è perfetto. Wow, faccia un sorriso. Come sto? Guardi lei stesso. Un ottimo lavoro. È un artista con lo spazzolino. Sarebbe un peccato sporcarla di sangue. Sono felice che le piacciano. Ah, il mio pasto garantito se ne sta andando. Torni qui. Un altro cliente soddisfatto. Cosa c'è ora? Voglio succhiare il suo sangue. Ehi, come va qui dentro? Salve, abbiamo appena finito. Oh, che botta. Oh no, i miei denti. È così imbarazzante. Che giornata, sono felice di essere a casa. Il lavoro di un vampiro non è mai finito. Buon compleanno, woohoo! Cosa, vi siete ricordati? Certo che sì. Non avreste dovuto darvi tanto da fare. Dico sul serio, davvero. Odio tutto questo. Adoro questa canzone. Guardate che mosse. Che bella festa. Mi avete preso una torta. Esprimi un desiderio. La luce del sole. Oh, forse è stato un errore. Vabbè, poco male, era noiosissimo. Possiamo ancora divertirci. Che giornata terribile. Come ho fatto a prendere a meno? Sono distrutta. Qui sotto è molto più divertente, senza alcun dubbio. Una vita da sirena, bella, vero? 5 volte 20? Credo di saperlo. La matematica è la mia passione. Ciao! Spero che sia la stanza giusta. Credo che sceglierò questo posto. Ehi, ciao! Ma dove sono le mie matite? Wow! Guarda che squame! Wow! Sfoggiamo il mio fascino! E quindi... Ciao, tesoro! Stai parlando con me? Ciao! Wow! Ah! Non ti avvicinare lì! Cosa? Fa attenzione! Che scortese! Non credo di avere un aspetto tremendo, vero? Stupidi brufoli! E questi denti? Ci credo che ha paura di me! Mi serve solo aiuto! Pronto? Sì, subito! Grazie! Ora devo aspettare! C'è nessuno? Ho una consegna? Ciao, spero sia per me. Ecco a lei. Passi una splendida giornata. Ci vediamo. Ciao, è tutto qui dentro? Wow, un kit per lo sbiancamento dei denti. Prima mettiamo il dentifricio. Ne serve un bel po'. E ora non resta che morderlo. Ok. Alla menta. Chissà se ha fatto effetto. Wow, sono splendenti. E ora occupiamoci della pelle. Spero che questo prodotto uccida tutti i brufoli. Iniziamo le danze. Mi fa il solletico. Una bella strofinata. Comincia a essere piacevole. Ecco fatto. E ora passiamo al naso. Vediamo. Beh, direi che ha funzionato. Avevo questa roba in faccia? Questa cosa rimuove tutte le impurità e non ho ancora finito. Guarda quanta sporcizia! Ma ora vediamo come sto. Questi non mi servono più. Ma che problema ha? Un momento, ma è la stessa ragazza? Ehi, ciao! Oh, wow!
Beh, che ne dici di questi? Questo è oro vero! Che giornata fantastica! Cosa? Con chi sta parlando, David? Certo che è proprio carina! Non sarò mai bella come le sirene più popolari! Chissà se almeno il trucco è a posto! Mi serve qualcosa di colorato! Mi sa che devo trovare qualcosa di alternativo! Collan a rete! Non vedo l'ora di cambiare radicalmente! Chissà se mi entrano così! Messo! Usiamo un po' di colori! Userò le calze a rete come stencil! Basta passare il pennello sui collan! Passiamo bene sugli zigomi! E ora un altro strato di colore! È il momento della verità! Stupendo! Ammaliante come una sirena! Ma non ho ancora finito! Aggiungo del gel glitterato! Questo prodotto rende i colori molto più dinamici! Basta tamponare con un pennello! Aggiungiamo delle perle, i veri gioielli dell'oceano! Più sono, meglio è! Ma per attirare l'attenzione, mi servirà questo! Occhi chiusi! Un look decisamente marino, in senso positivo, naturalmente! Il tocco finale con altro glitter! Dopotutto, sono una sirena! Adesso provate a non notarmi! E per delle labbra da baciare, un gloss rosa perlato! Super sensuale! Proprio il look che volevo! E buona fortuna a me! E questo è il mio gatto, Whiskers! È proprio divertente! Wow, che bella! È adorabile! David, dove è andato? Sta parlando con un'altra ragazza! Ma non è possibile! Quei pesciolini ti fanno risaltare gli occhi! Mi sa che ho fatto un ottimo lavoro! Bene, è ora di uscire! Mi aspetta un bel po' di divertimento nell'oceano! Posso portarti lo zaino? Da qua? Oh, non serve! Forza! Grazie, ma non c'è problema! Insisto! Lo porto io! No, io! Fermati! È successo davvero? Era il mio preferito! Oh no! Mi dispiace tanto! No, non ci provare! Mi sento in colpa! C'è quella rete da pesca! Ok, Annie, non ti muovere! Ho uno zainetto da creare! E mi serve molta colla a caldo! La mettiamo alla base della rete! Molto bene! Poi, altra colla a caldo! Copro l'intera striscia e incollo le estremità della rete, quindi la ripiego sull'estremità. Pratico un foro al centro. Posiziono questo pezzo all'interno e stringo bene con il perforatore. Ripeto più volte, lungo la striscia, poi passo la corda all'interno. La tendo per bene. Ora applico la colla a caldo sul cerchio. Passo lungo il bordo. Quindi incollo questo pezzo sulla parte superiore. E ora gli ultimi ritocchi. Aggancio una tracolla e il gioco è fatto. Oh, cavolo! Oh, Annie, ti serve una nuova borsa? L'hai fatta per me? È stupenda! Grazie! Vuoi che... No, meglio di no! Ok! È già ora di pranzo? Grazie al cielo! Dov'è il mio pranzo? Oh, cavolo! Anche il mio è vuoto! Cavolo! Lassù? Con le persone? Ci sto! Usciamo? Wow!
qui fuori è bellissimo. Yes. E questo lo renderà ancora migliore, il mio elisir magico. Salute. Miam, ecco a te. Ok. Ma quanto è aspro! Eh? Guarda che bel paio di gambe! Attenzione, da questa parte! Questo posto ha ottime recensioni! Wow, bello! Aspetta! Ehi, da questa parte! Godetevi il pranzo! Grazie mille! È quello che penso che sia? Credo che mi sentirò male! Cameriere, per favore, li porti via! Oh, subito! Perché dovremmo mangiare i nostri amici? Buon appetito! Grazie! Ma cos'è questa roba? Sembra divertente! Interessante! Credo si possa mangiare! Non male il sapore! Mi piace! Guarda laggiù! Ah, bisognava sbucciarla? Che aspetto buffo! Niente male! Che imbarazzo! Hai mangiato la buccia! Molto divertente! Annie, guarda qui! Quella signora usa la salsa rossa! Decisamente un bel panino! Wow! Quella roba deve essere buona! Salute! Piccante ma dolce! Pronti a pagare il conto? Posso aspettare? Spero di avere abbastanza conchiglie! Vediamo! Dovrebbero bastare! Ma cosa? Niente conchiglie! Dove sono i soldi? Questi sono soldi! Puoi prendere anche questo! Ecco a te! È oro vero! Buona giornata! Fantastico! Adoro questo posto! Che noia! Ehi, David! Sì, ciao! Che se ne importa? Ok! Che c'è che non va? Non voglio parlarne! Un momento! È il compleanno di David! Guarda quante decorazioni! Oh no! Non ha ricevuto neanche un regalo! Forse posso rimediare! Certo, non ho molto! Un pennarello? Ma certo! Ecco come si prepara un regalo al volo! Bel taglio! Uso il pennarello come guida! Avvolgo del tessuto tutto intorno! Lo tengo in posizione con un po' di colla. Poi prendo la colla a caldo e la applico sul tappo. Attacco le conchiglie prima che si asciughi. Anche in questo caso le pinzette sono molto utili. Ultimo controllo. Fantastico! Ehi, David! Ecco a te! Ti sei ricordata? Buon compleanno! Questo pennarello è davvero stupendo! Sono davvero fortunato! Lo userò tutti i giorni! Wow! Non ricordavo che fosse così buio! Mi servono solo un paio di cose e poi posso andarmene! C'è qualcuno? Credo di aver bevuto troppo caffè! Aiuto! Ma com'è basso quel vampiro! E com'è alto quell'altro! Ah, riescono sempre a scappare! Vampiro a terra! Ehi, non condividi? Ok. Questo sta sempre in mezzo! Avevo così tanta sete! Sì, ho visto. Ma questi vampiri non sono soli. Vampiri. Paura, vero?
Quello è sangue. Io entro! Sono molto vicino, lo so. Ehi! Lo sapevo! Sangue, fresco e caldo! Siete spacciati, ragazzi! C'è soltanto una cosa da fare adesso! No, ti prego! Non è sangue, vedi? È succo di melograno! Salti subito alle conclusioni, umano! Pensi di farmi paura? Oh, beh, io... Ma guarda quel cosetto! Ah! Ok, riproviamo! È impenetrabile! Mi è rimasto solo un paletto! Non io, non io! Da qua giù quel coso sembra enorme! Oh! Ah! Accidenti, ha una buonissima mira! Oh no! Era l'ultimo! Ma io ho appena cominciato! Non credo proprio! Addio! Ok, puoi entrare! Il prossimo! Su, procedete! Ah, ma che fila! Tieni questo, adesso mi farò strada spaventandoli! Sul serio? Preparati a sentire urlare! Cosa? Oh, ma che bel piccolo vampiro! No, voglio abbracciarlo! Ma io succhio il sangue! Umani cattivi! Spaventali tu, forza! Ti faccio vedere io come si fa! Un vampiro! Scappate! Voglio il vostro sangue! E anche i posti in prima fila, grazie! Non farci del male! Andiamo! Ha funzionato! Siete così carini quando avete paura! Oh, ma quanto sangue, accidenti! Oh no, non aprirla! Perché ho scelto un film dell'orrore? Ah! Non mi aspettavo nessuno! Ok, sono armata e pronta! Appenderò questo alla porta e nessun vampiro potrà entrare qui! Piano, vuoi che ci senta? Ok, è distratta. Guarda tutte quelle vene. Non vedo l'ora di morderla. Ecco che arrivo. Aspettami. Oh, aglio! Vieni o no? Oh, io almeno l'ho schivato. Me la pagherai, aglio. Più sangue per me, allora! Ah, non se l'aspetta proprio! Ah! Altro aglio! Fatemi uscire di qui! Ma allora funziona davvero! Devo prenderne altro! Au, questi teschi umani fanno un sacco male! Fai il bravo, teschio! Tu e la tua ossessione per gli umani! Io voglio solo fare shopping! Oh, ma questa è perfetta! Sì! E adesso aspettiamo! È già qui! Torno subito! Arrivo! Sarà troppo figa! Ed è più grande di quanto immaginassi! Ed è anche pesante! Dai! Ok, ci sono quasi! Guarda! Ci sono anche tutte le ragnatele! Ma è il mio compleanno, forse? Che cosa pensi che ci sia all'interno? Scopriamolo, dai! Quanto spazio! È rivestita di seta pregiata! È straordinaria!
Wow! Pensi che ci sia posto anche per me? Ti prego! Oh, mio caro. Puoi entrare, ma solo per poco. Oh! Come si sta bene qui dentro! Gli alberi sono morti come me! Questo posto è incredibile! Sono 1000 anni che non vado a una festa! Ma so ancora come ballare! Entriamo! Controllo statura! Io sono bella alta, vedi? Sì, buon divertimento! Tocca a te, piccolo! Ma io sto con lei! Ti devi misurare! Non è possibile che sia così basso! Troppo basso! Non può essere! Su, vattene via! Non mi fanno entrare, eh? E allora ci penserò io! Così dovrebbe andare, sì! Devo solo sfilare il calzino e arrotolarlo in questo modo. Dovrebbe aggiungere qualche centimetro. Perfetto! Secondo me va bene adesso. Riproviamoci! Sono alto o no, eh? Sapevo che avrebbe funzionato! Ed è ora di fare festa! Woo! Ma che strano. Ti piacciono gli scherzi? Allora probabilmente andresti d'accordo con i vampiri. Guarda e impara. Ehi, chi mi ha fatto un regalo? Chloe? No, decisamente no. Ebbene? Pipistrelli? Pipistrelli! Toglietemeli di dosso! Chi farebbe una cosa simile? È opera tua, lo so. È andata molto bene. È ora di rispondere allo scherzo. Devo solo farmi la faccia tutta bianca. Anche le sopracciglia. E poi? Tocca i dettagli, come la linea dei capelli. Fortunatamente ho i capelli neri. E dopo, le sopracciglia. Poi passiamo agli occhi. Il rosso li farà sembrare infossati. E il nero ancora più stanchi. Ecco le rughe. Dopotutto ho vissuto a lungo, no? Sì, servono più pieghe. Possiamo usare anche il viola per definire meglio le linee. Ehi, sta venendo benissimo! Guance scavate e siamo a posto. Infine, una fossetta sul mento. Le labbra non si devono vedere. Più nero c'è, meglio è. Cosa manca? I denti! Che hanno appena azzannato carne fresca. Non preoccuparti, è solo trucco. Dite ciao al re dei vampiri. Ci vediamo in classe. Ehi, chi ha spento le luci? Non vedo niente. Che c'è che non va? Non importa, sarà mancata la corrente. Cos'è stato? Ehi, chi c'è lì? Un foglio? Che strano. Ora mi sto innervosendo. Dovrei leggerlo? Per chi è? È un biglietto. Voltati. Oh oh. C'è qualcuno? Il mio nome è Dracula. Boom. Ah!
È valsa la pena guardare tutti quei tutorial sul trucco. Un'altra serata film. Peccato sia a casa di Brian. Non sta mai zitto. Dovrò alzare il volume. Posso ancora sentirlo. Andiamo. Eh? Questo è il massimo che può fare? Oh, è il momento giusto per fare una ricarica. TS significa torno subito. Spero non torni più. Chiuderà mai quella boccaccia. Conosco un modo per farlo stare zitto. Chloe, ma certo! Mordimi con le zanne. Sì? No! Non sul serio! Oh! Sì! Ottimo! Su un pezzo di carta da forno facciamo una stella con la colla a caldo. In effetti, ce ne vogliono due. Adesso facciamole asciugare. Usiamo una colla speciale per il trucco e attacchiamo le stelle sul collo. Con spugna e trucco le adattiamo al colore della pelle. Riempiamo il centro con l'eyeliner nero e aggiungiamoci del trucco rosso. Il sangue finto le renderà realistiche. Con l'eyeliner rosso facciamo dei puntini intorno ai morsi. Sembra proprio uno schizzo di sangue. Ecco le merendine. Cosa? David? Chloe sta facendo ciò che penso? Ah! Meglio scappare. Ha funzionato. Ottimo lavoro. Ah, guarda questi piccioncini. Cos'hai sulle ginocchia? Per me? Cos'è? Grazie. Anch'io ho qualcosa per te. Ti sei ricordato l'anniversario? Davvero? Dovrebbe essere divertente? Oh, scusa, devo rispondere. Tempismo perfetto. Voleva darmi dell'aglio, eh? Beh, gli farò anch'io uno scherzo. Prendiamo una testa d'aglio e infiliamoci uno spiedino. Poi sciogliamo del cioccolato e immergiamo l'aglio fino in fondo. Non sembra più dell'aglio, vero? Cameriere? Può tornare con questi? Grazie. Scusa, chiamata di lavoro. Il suo cioccolato, signore. Non credo sia mio. Ma non posso rifiutare cioccolato gratis. Buono. Iniziamo. Un bel morso. Ma... è aglio? Acqua! Subito! È la cosa peggiore che abbia mai mangiato. Buon anniversario, tesoro. Scusa, ci sei tu dietro? Oh, ok, le porto il conto. Oh, ehi, Brian! Vuole incontrarmi al bar? Meglio che mi prepari, allora. Giacca di pelle? Scommetto che mi sta benissimo. Oh, ah, già, non posso specchiarmi. Essere un vampiro è difficile. Vorrei essere un po' più umana. Ehi, David, come sto? Ma... sul serio? Ma voglio essere carina per l'appuntamento. Un po' di trucco? Mi vuoi truccare tu? Ok. Non sfrutti molto questi colori.
Oh sì, molto meglio. Adesso sì che sei uno splendore. Non c'è di che. Buon divertimento. Dov'è? Ops. Nessuno mi ha visto, giusto? Torna qui. Ciao, Brian. Sono io. Chloe. È sicuramente lei. Scusa il ritardo. Wow. Quella è davvero Chloe? Quindi? Oh, scusa un attimo. Oh, ok. Mi sta scaricando. Avrò qualcosa tra i denti? Mi serve uno specchio. Oh. Oh. Zombie a sparasoldi. Sento un odore terribile. Oh, non sono io. La mia testa dove è andata? L'ho persa. Trovata. Zombie ha di nuovo testa. Zombie pronta ad andare. Oh, zombie povera, che fa qui? Oh, salve, zombie ricca. Metti giù il braccio, ok? Tutto qui? So che puoi fare di meglio. Ecco, molto meglio, grazie. Ok, ora aspetta, ci vorrà un momento. Zombie felice di prendere tuo cervello. Bel cervello, zombie al settimo cielo. Mio cervello da zombie non è tanto grande. Oh, grande idea! Metto cervello nuovo nella testa di zombie! Ecco, nuovo cervello è meglio dell'altro! Zombie sa fare i calcoli adesso! Bel cervello nuovo era quello che ci voleva! Zombie odia andare alla lavagna. Ma cosa c'è sulla cattedra? Risposte! Zombie ha idea geniale! Occhio, zombie aiuterà con i calcoli! Occhio vedrà tutte le risposte! Zombie avrà massimo dei voti! Oddio! Ma che cos'è? Ho un occhio sulla cattedra! È proprio un occhio! Ma da dove è arrivato? Oh no, prof, a mio occhio! Ha un bel profumino, però sarà un dolcetto gommoso. No! Oh sì, grazie, sarò felice di darti una mano. Benissimo, mettiamoci al lavoro sui tuoi capelli. Devono decisamente avere più volume. Zombie ha bisogno di capelli più belli. Ok, ci vuole un po' di colore. Hai una pelle cadaverica. Zombie ha bisogno di trucco. Questo andrà bene per le labbra. Ecco qui, aggiungiamo ancora un po' di tono alla pelle. Insomma, c'è da lavorare un po' su tutto. Zombie ha piantina. Terra darà una mano. Nero è un bel colore per occhi. Ta-dan! Sei un vero schianto! Zombie contentissima! Nuovo look da paura! Si comincia, c'è il compito in classe! Compito? Zombie non ha studiato! Oh, compito! Ricreazione finita! Meno male che sono pronta per compito! Zombie ha risposte e prenderà voto più alto! Come fa zombie povera a rispondere a tutto? Oh, ha foglietto con risposte, so cosa fare! Mano zombie risolverà problema! Buona fortuna, mano zombie! Che cosa ci fa qui, mano zombie ricca? Soldi in cambio di risposte, ci sto! Zombie ha più bisogno di soldi che di bel voto! Addio, mano di zombie ricca!
Oh sì, ecco tutte le risposte. Finalmente prenderò un 10 a compito. Zombie deve fare video. Salve fan adorati, oggi cuciniamo da zombie. Naturalmente cuciniamo cervelli. Ci servono banconote e forbici. Con banconote zombie condisce cervello. E adesso grattugiamo lingotto d'oro. Polvere d'oro su ricetta di zombie. E un po' di occhi teneri e gommosi. Mano a forchetta, zombie vuole cervelli. Preso! Berratto succulento. Zombie vuole anche ragno. Ma cosa c'è qui? Wow, soldi! Facciamo che zombie li prende. E che altro c'è? Cereali! Servono un po' di vermetti buonissimi. Zombie ha bisogno di proteine, un po' di vermetti con ratto e di ragno con cereali. Oh sì, cereali con insetti ancora più buoni! Oh? Cos'è questa puzza? Oh no, sono io, povera zombie! Devo trovare qualcosa che aiuta zombie! Deve esserci qualcosa in immondizia! Oh no, zombie in trappola in pattumiera! Ma zombie ha trovato quello che serve! Spray per bagno è meglio di deodorante! Ah, bene! Ora zombie può andare a scuola! Che profumo mette oggi, zombie? Oh, zombie stanca di usare stesso profumo. Serve qualcosa di più moderno. Consegna per lei, signorina. Sì, zombie ha nuovo profumo. Molto meglio. Oh, cos'è questo odore? Fiuto di zombie lo scoprirà. Oh, viene da zombie poverissima. Ah, che sta facendo zombie ricca? Ah, povera zombie, ha ottimo gusto in fatto di profumi. Vuoi fare a cambio con mio profumo? Certo, zombie felicissima di farlo. Oh sì, ho profumo migliore del mondo. Oh, ma questo non è profumo, questo è spray da bagno! E adesso zombie ce l'ha tutto addosso! Zombie a sete, apro bottiglia di coca con denti. Oh no, Coca-Cola è su giacchetto, accidenti! Ah, rabbia non fa bene a zombie, che si toglie giacchetto! Ah! Cos'è successo? Perché zombie non vede? Oh, zombie ha trovato bel giacchetto! Che rabbia, zombie deve trovare soluzione! Ecco qui, signorina, per rinnovare il guardaroba! Finalmente zombie può indossare qualcosa di nuovo! Zombie o no, stile è tutto! Questo colore è migliore! Zombie sta meglio ora che prima! Ma non deve versare più Coca-Cola! Che bello questo giacchetto nuovo, zombie stupenda! Persino di spalle, zombie fa figurone! Migliore giornata da zombie di sempre! Ah, c'è un corpo nel mio armadietto! Ah, cosa sono queste urla, zombie? Cerca di dormire! È ora di andare a letto, anche per zombie! Oh mio! Non mi abituerò mai agli zombie! Ma perché ci sono sempre degli zombie in giro? Però chissà quante visualizzazioni faremo con questo! C'è Bara, zombie, dormirà lì dentro! Oh, a zombie serve pupazzetto per dormire! Morbido e coccoloso, zombie adora unicorni! È ora di svegliarsi! Zombie adora ore di mattino! E quanto è buono succo a colazione! Un succo di sangue, che bontà!
Ora Zombie deve vestirsi e prepararsi. Zombie è solita regina di grande stile. Zombie ha fame da zombie. Cominciamo con occhio. Oh, che cos'è questo odore tremendo? Ah sì, Zombie ha trovato sua merenda bella matura. Ah, oh, Zombie povera mangia robe disgustose. Oh. Qui non c'è quell'odoraccio. Zombie povera e schifosa. Che importa che pensa Zombie ricca? Sei pronta? Ok. Dolcetto scherzetto! I costumi non dovrebbero spaventare. E questo? Prendete qualche caramella. E non tornate mai più, ok? Beh, grazie per le caramelle. Non era molto gentile. Ah! Wow! Grande! Aiuto! Oh, cosa ti è successo? Ah, ma che bel pisolino! O almeno lo era. Ok, è ora di alzarsi. Sarà un grande giorno! Kylie? Ecco qua. È un nuovo giorno. Per prima cosa devo lavarmi i denti. Mi sento già più fresca. Queste zanne richiedono molta attenzione. La pelle del collo è più spessa di quanto si pensi. Ci vediamo più tardi, Pulcino. Buona giornata. Goditi l'oscurità, mia dolcezza. La mamma ti ama. E boop! Ragazza normale contro vampiro succhiasangue. Ehi, quello cos'è? Sei tu, Kylie! Un altro test oggi. Meno male che sono preparata. Carina, vero? Se lo dici tu. Accidenti, guarda quante domande. Mi serve qualcosa con cui scrivere. Una piuma dovrebbe andare. Grazie. Ma ancora non conosco le risposte. Scommetto che Claire le conosce. Sì, ci sono. Ho troppa fame. Voglio una pizza. Il mio unico e vero amore. Pizza? Ma no, non mi aiuterà. Scommetto che Leo conosce le risposte. Cos'è questo cattivo odore? Non mi dispiace. Lo ignorerò e basta. Che buono! Ehi, Lexi studia sempre. Dammi quelle risposte, ragazza. Fatto, e copierò ogni parola. Lexi, brillante. Non è affatto difficile. Le so tutte. Anch'io, grazie mille. A cosa serve studiare, no? Numero 8, fatto. Non dimenticarti l'ultima. Chissà cosa sta combinando Joy. Ah, Joy. Aspetta, a me non piace Joy. Possiamo tornare al lavoro? Ce n'è ancora un'altra. Tutto fatto. Ragazze, pensate di essere furbe? Spiegatemi questo. Sono così stupida. Ma non è colpa mia. Per favore, non urli. Ehi, io so come fermarla. Sì, dammi i tuoi pensieri. Vuoi darci il massimo? Sì, il massimo. Ben fatto, ragazze. Sono orgogliosa di voi.
Ora sì che va meglio. I nostri genitori saranno orgogliosi. Dov'è Kylie? Non avevamo deciso di incontrarci qui. Mi stavi cercando? Kylie! Stavo solo facendo un pisolino. Sembri un po' pallida. Non posso farci niente. Forse so come aiutarti. Dammi un attimo. Vedi? Sai, in realtà no. Scusa, dimenticavo. Allora dovrai fidarti di me. Ti serve un po' di fard. Stai già meglio. Ma ti serve anche qualcos'altro. Ora sì che va meglio. Un vero capolavoro. Occhio, perché Kylie sta arrivando. Sto bene. Aspetta, dove stai andando? C'è una gara di costumi stasera. Vuoi veramente partecipare? Sarà così divertente. Iscriviamoci. Lexi e Kylie, è ufficiale. Ma come faremo con te? Benvenuta nel mio guardaroba. Un po' buio qui dentro. Non sono sicura di avere qualcosa. Niente, eh? Non perdere la speranza. Qualcuno di questi ti piace? Non sono sicura che vadano bene. C'è qualcosa di rosa. Nessuno di questi va bene. Oh, ci stiamo avvicinando un po'. Aspetta, ci sono. Fammi vedere. Prendi un po' di questo. Bevilo. Ok. Durerà fino a mezzanotte, quindi non possiamo fare più tardi. Dacci dentro. In realtà non è male. Wow, qualcosa sta accadendo. Non sei mai stata più bella. Sì. Buon Halloween, amici miei. Wow, ma quella è Lexi? Oh, e Kylie. Guarda che zanne. Accidenti. Sì, sono una bella vampira. Boom. Ci hai spaventato. Peccato. Che paura. Aspetta, ora io ho paura. Scusate, grazie per essere venuti. È ora di annunciare il vincitore. Che ore sono? Congratulazioni, Lexi. Grazie a tutti. Ho così tante persone da ringraziare. La mia migliore amica Kylie. Vorrei anche ringraziare i miei compagni di classe. Vediamo. Ho una lista intera. È ora! È mezzanotte! Lexi! Sbrigati! Uffa, smetti di parlare! Wow! Il tuo costume! Non è affatto spaventoso! Perché stanno tutti ridendo? Huh? Ragazzi, smettetela di ridere! Devo uscire di qui! L'ho avvertita! Ciao, ragazzi! Ehi là! Creiamo qualcosa di speciale! Mi leggi la mente? Sporcizia! Sarà delizioso! Proprio come faceva la mamma! Non vedo l'ora di assaggiare! Ma manca una cosa! Cosa? Fammi pensare! Meglio andare a fare la spesa, ci sono così tante idee tra cui scegliere! Ecco fatto! Proprio quello che mi serve, panna!
Giù le mani, biondina. L'ho vista prima io. Cosa sta succedendo? Dove siamo? Oh, emozionante! Chissà cos'è! Forza, apri! Un pulsante rosso. Speravo in qualcosa di più... Wow! Premiamo! Alt! Cosa? Dov'è il tuo senso dell'avventura? Non sappiamo cosa succede poi! Ah, prendi questo! No! Fermati subito! Oh, sarebbe davvero brutto! Wow, che immaginazione! Non ti preoccupare, sono certa che andrà bene. Ecco! Torta! Visto? Va tutto bene. Ha un aspetto delizioso. Mi piacerà! Aspetta, non così in fretta. Il pulsante. Oh, sì, certo. Devo premere. Vai. Augurami buona fortuna. Pensavo sarebbe successo qualcosa. È come un gioco a premi. Dove si fermerà? È una caramella, adoro! Pazzesco, guarda! Wow, bello! Le metterò sulla mia torta, sarà coloratissima! Non vedo l'ora di assaggiarla, l'aspetto è magnifico! Wow, è meglio di quanto pensassi! È così leggera e soffice! Bella scelta! Ok, tocca a me! Per favore, qualcosa di buono! Che tensione! Davvero, sottaceti! Non mi sembra giusto. Beh, diamogli una chance. Lo metto qui. Bene. È croccante. Beh, non mi piace. La prossima volta avrò più fortuna. Facciamo girare la ruota, spero sia qualcosa di buono. Ah, te lo meriti. Oh, perché? Dov'è? Oh, posta aerea! La situazione si fa incandescente! Torta e senape, bleh! Finiamola con questa storia! Wow, è piccante! Ho tanta paura! Posso farcela! Ok, non male! Oh, è peggio! Oh beh, le regole sono queste! Facciamo così! Forza! Oh sì, perfetto! Proprio quello che volevo! Piovono occhi! Gnam, sarà fantastico! Ho l'acquolina in bocca! Slurp! Li voglio tutti! Sono morbidi! Senti come scrocchiano! Ehi, ti vedo! Che schifo! Come fai a mangiarli? Spero di non avere nulla di simile! Oh no, non può essere una buona cosa! Hai visto? Ho un regalo per te! Cavolo, grazie! Sangue? Cosa dovrei farci? Non mi sento molto bene. Oh. Sì, è stato anche così per me la prima volta. Hai intenzione di mangiarlo? Cosa? Posso arrivarcelo? Andrà male. Un'altra magica giornata nella foresta, con il mio cestino pieno di bacche deliziose. È ora di preparare la mia pozione speciale. Ecco la prima bacca. La prima di una lunga serie. Così va già meglio. Oh, ora accendo il mixer. Wow, funziona! Non vedo l'ora di provarla. È pronta. È stupenda. Una maschera per il viso. Che è anche deliziosa. Gnam 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 gnam. Adoro la mia routine di bellezza. Potrei non smettere mai. Che buona! In effetti potrei farne un'altra! La 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 la! Pronta per un'altra splendida giornata! Oh no! Madre Natura è arrabbiata! Non uscirò con questo tempo! La mia battuta di pesca è annullata! L'aspettavo da tanto! E ora? Ero così felice di andare a pesca! Oh! Ho trovato! Potrei pescare nel lavandino! Ho la mia canna speciale! E hop! Devo solo aspettare! Oh, forse ho preso qualcosa! È bello grosso! Forza! Wow, questo pesce è enorme! Preso! Ehi, pesciolino! E ora? Magari con un po' di magia!
Ehi, è il tuo amo? Fantastico, ho anche qualcosa nei capelli. Un attimo. Buona nuotata. Disgustoso, ma ora possiamo essere amici. Mi serve cibo. Ho tanta fame. Oh, certo. Ti preparo qualcosa. Vieni. Pronto? Il rosso ti dona? Guarda che cosa ho. Delle fragole deliziose. E del cioccolato bianco fuso. Immergiamo le fragole nel cioccolato. Devono essere ben rivestite. Così dovrebbe andare. È così. Ma non abbiamo finito. Rimettiamole nel piatto. Togliamo lo spiedino e aggiungiamo un corno di zucchero e le orecchie. Wow! E per decorarle usiamo dei glitter commestibili. Ne metto un po' sulla fragola. Che bel colore! È divertente! Io aggiungo qualche zuccherino. Sì, sono pronte. Proviamo. Wow! Buonissime! Meglio del cibo per pesci. Fantastiche! Non riesco a smettere di mangiarle. Sono deliziose. Oh, sembra buona. Allora prendo la tua. Dovremmo vederci più spesso. Wow! Questo posto è incredibile. È stato divertente, ma devo tornare a casa. Cos'è stato? L'hai vista anche tu? L'acqua è bellissima oggi. La temperatura è perfetta. Oh, ciao! Ehi, è bellissima! Guarda che coda! Nuota spesso qui? Oh, che situazione romantica! Dovresti farle sapere cosa provi. Buona idea! Farò un disegno. Inizio con un cuore, poi aggiungo noi all'interno. Disegnare non è il mio forte, per usare un eufemismo. Oh, idea! Un po' di magia potrebbe aiutare. Avrei dovuto pensarci prima. Ok, iniziamo. Che dovrei farci con queste? Un altro disegno? Ok. Oh, che succede? Ho paura. Va tutto bene. L'amore può far paura, ma fidati. Se lo dici tu. Aspetta, è perfetto. E cattura davvero la mia essenza. Grazie. Ho disegnato questo per te. Hai molto talento. Questo è per te. Sono innamorato. Adoro le storie con il lieto fine. Oh, povero. Qui è molto meglio dell'oceano. È difficile abbronzarsi laggiù. Cos'è questo odore? Ma è cacca? Guarda quanta! Va da questa parte. Ma chi può essere stato? Beh, gli serve una visita dal dottore. Non finisce più. Devo vedere dove porta. Credo di esserci quasi. Il percorso termina qui. Ma cosa... Emily? Non è come sembra? Sembra che tu stia mangiando cacca. Aspetta, posso spiegare? Guarda, cosa? Non è vera cacca, vedi? Ciao ragazzi, taglierò questo impasto per biscotti in sezioni quadrate. Poi aggiungo il colorante alimentare, usando colori diversi. Poi lo impasto bene. È incredibilmente rilassante. Ora ne faccio una lunga salsiccia. Proprio come queste. E farò lo stesso con gli altri. Devo solo renderli dello stesso spessore. Ok, li allineo uno accanto all'altro e poi li attorciglio. Come faccio con i capelli? Ta-da! Biscotti a forma di cacca di unicorno. Ma devono essere cotti, quindi li metto in forno, dove li lascerò per 20 minuti. Hanno un buon odore. E sembrano perfetti. Proviamoli. Saranno buonissimi.
Ora capisco. Che sollievo. Provane uno. Grazie. La tua cacca è deliziosa. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Disegnare è così divertente. Ho quasi finito. Ma è terribile. Non sembra affatto un arcobaleno. Stupido disegno. Non è giusto. Ciao, tutto bene? Yuhu! Non sono in vena. So cosa ci vuole. Guardami, sono un po' matto, vero? Va via. Capito? Tutti amano i giocolieri. Questo non delude mai. È un grande classico. Wow. Ouch. No, non funziona. Pubblico difficile. C'è qualcosa che posso fare? Emily sembra così triste. Aspetta. Ho un'idea. Posso usare questo coltello e queste matite. Rasco il coltello lungo la punta della matita. Mi serve la polvere dei colori. Poi ci passo il dito sopra. E creerò un arcobaleno. Wow. Ehi, Emily. Guarda un po'. Un arcobaleno. Wow. Via da qui. Questo è per te. Grazie, amico. Wow, guarda un po' che bel bagnino. Spero che i capelli siano a posto. Meglio indossare qualcosa di carino. L'arancione mi sta bene. Quell'umano lassù impazzirà per me. Devo allenare le gambe un attimo. Niente male, vero? È una sensazione strana. Piano, devo imparare a controllarle. Un giorno come un altro per una sirenetta. Mi sento così in forma. E a proposito di gente in forma, come va, ragazze? Siete proprio un bel vedere. Buongiorno, carino. Mi sa che ho fatto centro. Ma dove sono? Oh, ma quella ragazza e le sue gambe? Non ha le gambe! Gli serve aiuto? Arrivo! Eccoti, come ti senti? Ciao! Hai perso i sensi per un po'. Ma davvero le pinne! Io... Wow, le tue pinne sono stupende! Ferma così, ok? Non muoverti! Devo cogliere l'angolazione giusta! Upsì, mi è caduto un pennarello, che goffa! Ah. Quasi preso! Eccolo! Che faticaccia! Oh no, ma stiamo scherzando! Perché sono così imbranata? Ehi, ma dove sei finita? Sono qui, sto raccogliendo i pennarelli. Torno subito. Oh beh, forse il mio acquario. Prendiamo una boccia vuota. Poi mettiamo della colla sul fondo di un bicchiere e lo incolliamo dentro la boccia. Mettiamo un po' di biglie colorate così. E anche conchiglie e sassolini. Infine versiamo dell'acqua all'interno, riempiendola quasi tutta. Guarda qui! Ah! Ma cos'è? Guarda bene! Ah, è per metterci i pennarelli! Adesso non mi cadranno più! Ritratto di sirenette in arrivo! Sono ispiratissima! Non è fantastico questo film? Guarda quel cavallo! Ah, sì, stupendo! Riposo soltanto un po' gli occhi. Jen? Oh, che tenera! Sogni d'oro?
Ti faccio posto piano piano. Eccoti comoda. Ah? Che è successo? Com'è stretto questo divano? È anche troppo corto. La mia coda non ha spazio. Che fastidio. Ma so io dove appisolarmi. In piscina, dove altrimenti? C'è anche l'ombra. E vai col materassino! E naturalmente il cuscino. Ora non mi resta che tuffarmi. Buonanotte! Ah? Festa per sirenette! Voglio partecipare anch'io! Vai con la musica, voglio ballare! Woo! Ehi, ma dov'è la festa? C'è nessuno? Eppure l'indirizzo era questo qui! Ma dove sono tutti? Ehi! Ah, allora dov'è questa festa? Ci siete? Lasciamo perdere! Forse ho sbagliato indirizzo. Qualcuno sa dove sia la festa? Non posso arrendermi. Passerei per una sfigata. Ehi, ciao! Che si dice? Vuoi unirti alla festa? E come? Un attimo che metto questi. Ed eccomi pronta a far festa! Woo! Stavo per rinunciare a trovarvi! Scateniamoci! Ed io, wow, sono delle vere conchiglie! E lui allora fa... Mi ascolti? Che fissi? Quel tizio con le dita nel naso? Oh, accidenti, ti prego, non dirmi che ti piace davvero! Dovresti vederlo come lo vedo io, wow! Io vedo solo un tizio repellente. Mi sta salutando, davvero? Madison? Sì, sì, torno subito da te. Ciao! Oh, sì, è la mia occasione! Madison, non farlo! So io cosa fare! Ehi, perché non provi il mio profumo? Oh, grazie, voglio essere al meglio per lui! Povera piccola, non sa che questo non è profumo! Sto arrivando, amore! Ehi! Ma che cos'è questo odore? Puzza di pesce marcio! Aspetta! Torna indietro! Non è colpa mia! Oh, che imbarazzo totale! Non era il tipo giusto per te? Adesso tornando a noi... Il trucco è a posto, ci vediamo in acqua! A tra poco! L'acqua è perfetta, non ti tuffi? Sì, sì, arrivo subito! Oh, cado! Ehi, attenzione! L'acqua è gelida! Ciao! Mi sa che devi rifarti tutto il trucco! Che bella nuotata, eh? Ma che cosa è successo al mio make-up? So io come aiutarti. Magia da sirenette. Pronta a diventare una di noi? Ho tutto l'occorrente. Anche un po' di lustrini, si capisce. Sei un vero schianto. Anche le alghe. E adesso? Guarda tu stessa il risultato. Wow, è davvero una magia! Sei la migliore, grazie! Ci rituffiamo? Woo! E adesso è il momento della verità. Niente male, solo che il pennello si è seccato, accidenti! Sempre così! Ma so io cosa mi serve, il pennello di Madison! Ding 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 ding! Eccolo qui! Adesso sì che ragioniamo!
belle pennellate forti e precise. Ho quasi finito. Oh no, si è rotto e sta volando via. Che guai ho combinato. È finito in piscina. Oh? È successo qualcosa? Ci è mancato poco. Torno subito, eh? Tu resta lì e riposati. Upp, trovato! Bello zoppo, eh? So come aggiustarlo. Oh sì! Pennello rotto? Nessun problema. Basta incollarlo a una conchiglia. Ma dov'è? Cerchi questo? È il mio pennello, quello? L'ho fatto apposta per te. Wow, è davvero unico! E funziona alla grande, vedi? Voi sirenette siete così creative! Sono io o sto diventando più carina? Oh, ma cosa sta succedendo là fuori? Aspetta, ma qualcosa sta uscendo dal gabinetto! È così inquietante! Ora basta, devo fare qualcosa! Quale sarà il problema? Oh, spero che questo coso funzioni! Oh, che schifo! Chissà quanti germi! Forse c'è qualcosa incastrato! Stantuffo in arrivo! Ah, perché non esce niente? Non mi rimane altro da provare! Si va a pesca! Spero che qualunque cosa sia gli piacciono i vermi! Vai avanti e sii vittorioso, piccolo verme! Woo! Ehi, lascia la mia lenza! Ah! Wow! Che cosa? Ah? Una sirena bellissima! Che tipa strana! Beh, ho qualcosa che può aiutare! È ora di farti un bel makeover! Allora, Sky, cosa stai combinando? Ti piace il mio trucco? Ah, che cosa hai fatto? Wow! Che c'è? Quelle ciglia sono davvero esagerate! Ciao! Smettila di sbattere le ciglia! Oh, ma dai! Ok, le cose sono fuori controllo! Ah, togliti! Non ne posso più! Cosa? Ma non ho fame! Julie? Aspetta, no, fermati! C'è troppo vento! Oh no! Ecco! Penso di sapere come farti tornare indietro, adesso ti salvo! Prendi! Resisti, i soccorsi stanno arrivando! Fatto! Sto tornando a casa! Accidenti! Forza, ci sei quasi, Julie! Ehi! Meno male! Phew! Oh no! Vuoi sbattere le palpebre di nuovo, non è vero? No, non sbatterle! Aspetta, per favore, Sky, non sbatterle, no! Ah! Io non riesco a fermarmi! Oh! Cos'è stato? Santo cielo! Sì, credo che abbia davvero esagerato con le ciglia! Alla salute! Oh, fammi vedere chi è! Chi sarà? Pronto? Cosa? Veramente? Ehi! Fa niente! Ora cosa faccio? Pesciolino! Oh, là! Alla salute! Adoro i pesci! Mi fanno sentire a casa! Ah, mi sto di nuovo annoiando! Che bel suono! Penso di poterci fare qualcosa! Ah! Fighissimo! Mi ricorda il mare! Anche se oggi sono bloccata sulla terraferma. Non c'è più niente! Oh, aspetta un attimo! Oh no! Si è incastrato il calice!
Ok, sono tornata. Sky? Ci sei? Sky? Sì? Cosa hai fatto alle labbra? Dobbiamo staccarlo tipo così. Dai, tira più forte, ok? Tira! Accidenti, che fatica! Che cosa? Perché mi stai fissando? Nessun motivo, spero solo che non sia permanente. Oh, lascia fare a me, ok? Non sarà così semplice. Non so se questo colore ti stia bene. Usiamo questo pennello. Un pennello per il fondotinta. Che c'è? Perché non usi il rossetto? Ecco! Ok. Fatto! Ci vediamo dopo, Sky! Addio! Accidenti, cosa oggi? Cosa ho fatto? Santo cielo! Vuoi fare un selfie? Ora inclina la testa. Oh! E metti la mano qui. Figo! Super carino, questo lo devo postare! E gli altri selfie? Cosa hanno che non vanno le tue unghie? Accidenti! Oh, non vanno bene! Beh, potrebbero essere più carine! Oh, no, 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 adesso ci penso io! Cosa posso fare? Chissà se... No! Forse posso chiamare qualcuno? Anche no! Julie, mi stai facendo girare la testa! Tanto vale sistemarle da sola! Che cosa stai facendo? Stai disegnando! Oh, io lo so! Dammi qua! Ora ti faccio io le unghie e farò qualcosa di straordinario! Devo creare la forma giusta! Perfetto! E una volta fatto il contorno, userò la penna 3D! Aspetta solo di vedere cosa sono in grado di fare! Chi ha bisogno di andare da un professionista quando puoi fare da sola? Il contorno è quasi pronto! Ora devo solo riempirlo! E ho fatto l'unghia della tua forma preferita! L'adorerai! Pronta? Eccoti qui! Ti piace? Adesso hai le unghie a forma di pesciolino! Wow! Puoi ringraziarmi più tardi! Fare le unghie è veramente faticoso! Dove stai andando? Perché sei andata laggiù? Volevo solo che il pesciolino avesse compagnia! Ecco! Che cosa? Beh... Contenta lei! Contenti tutti! Molto meglio! Non potevo più resistere! Oh, a quanto pare è finita! Insomma, dov'ero? Beh, bene, è fatto! Ottimo lavoro! Ok, sono pronta! Stai dormendo? Cos'è successo? Dove sono? Julie? Che c'è? I tuoi capelli sono un disastro! Non puoi uscire di casa così! Aspetta, è ora di acconciarti i capelli! E spazzoliamo! Oh oh! Oh oh! Aia! Ehi! No, non ho ancora finito! Ti acconcerò i capelli a qualunque costo! Adesso stai ferma! Forza! Se solo smettessi di muoverti! Julie? Aia! Oh, che rumoraccio! La mia spazzola preferita! Dalla a me! Upsi! Addio, mia cara spazzola! Sei stata così brava! Ti ricorderò con affetto! Addio! Che tristezza! Ma ancora non ho finito con te! Hai mai visto un pettine? Ora sono cavoli tuoi! Pettiniamo ancora! Oh, ma che strano! Ok, così va meglio! Fidati! Ehi! Beh, non credo di poter fare di meglio! Mi dispiace! Che c'è? Niente! A meno che... So esattamente come aiutarti! Sei pronta per un po' di magia? Rotoli di carta igienica! Basta arrotolarli in questo modo! Non serve nemmeno il calore! Vediamo se hanno funzionato, ok?
Beh, cosa ne pensi? Sono favolosa o no? Perché secondo me lo sono. Wow, sono incredibili! Vorrei che i miei capelli fossero così. Oh, non ho mai visto niente di più bello. Sono perfetti! Ehi, grazie! Ma che bel benvenuto! Siete pronti per una sfida di makeover della camera? Com'è intenso, è il mio primo giorno! Assicuratevi solo di prendere il mio lato buono. Ok, sei troppo vicino. Ok, incontriamo i fortunati concorrenti di oggi. Mi chiamo Mia e sono un unicorno. Amo tutte le cose magiche e gli arcobaleni. Sono così carine. Mi chiamo Sky e sono una sirena. In realtà sono una principessa. Wow, davvero interessante. Conosciamole meglio. Cosa sta succedendo? Ragazze, date un'occhiata. Benvenute nella vostra nuova camera da letto. Non me l'aspettavo. Ok, via! Prendi! Preso! La metterò qui. Questo potrebbe aiutare. Oh, grazie! Adoro questa tonalità di blu. Ah, ora va meglio. Vai, Leo! Ragazzi! Guarda questo pasticcio. Forse qui ci serve un medico. Ma ho un'idea migliore. Ehi, questo è carino. Lo so, è così accogliente. Pronto? Oh, ehi! Ho fame. Devo fare uno spuntino. Assolutamente no, la balena ha fatto casa. Che cos'è stato? Che fame. Dammi, forza, dallo a me. Oh, ma sono miei. Come vuoi. Buona, ne voglio ancora. Avanti, condividi. Devo per forza. Sapevo che sarebbe successo. Ecco qui. E ancora. Non puoi comprare delle caramelle tutte tue. E perché? Ho le tue da mangiare. Ma non è carino. È così avida. Non ci sono più. Ne hai avute abbastanza. No, ma io ho ancora fame. Per favore. Oh. No, mi dispiace. Deve esserci qualcosa che posso fare. Aspetta. Oh, ho un'idea. Mi serve questo cesto di legno. Posso usarlo per prendere le caramelle. Non avrò nemmeno bisogno di alzarmi dal letto. Legherò una corda al manico. Proprio così. E ora posso abbassare il cesto fino a Mia. Aspetta, ho bisogno di qualcosa qui a prenderlo. Ah, l'attaccapanni funzionerà. Sarà come un sistema di pulegge. E vai giù. Piano. Scusa, sto dormendo. Sì, Chi se ne frega? Ho questa pinza telescopica. Appresa, sono troppo brava. Sembrano buone. Prenderò anche quella. E dentro va. Dovrebbe bastare. Sono tutte mie. Me le sono guadagnate. Adoro le caramelle. Dove sono finite le mie caramelle? Non ci sono più. Sky le ha prese tutte. Beh, ti avevo chiesto di condividere. Mi sento generosa. Ecco qui. Solo. Non mi vuoi dare altro? Sono comunque delle caramelle. Ah, vabbè. Le mangerò comunque. Oh, è ora di dormire e riposarsi. Ottima idea. Che bello. Adoro il colore di questo rossetto. Solo un po' ancora. Dovrebbe bastare. Devo mettere il mascara. Oh, odio questa parte. L'ultima volta sono scivolata e ho messo una benda sull'occhio per una settimana. Vediamo come sto. Quella sono io. Cosa ho fatto di sbagliato? Ok, posso rimediare in un solo modo. Devo toglierlo.
Di solito giocare con gli unicorni è divertente, ma non oggi. Oh, ma io lo so. Ehi, Sky! Huh? Cosa c'è che non va? Stai bene? Aspetta! Penso che tu abbia bisogno di questo. Oh, non hai uno specchio più carino! È l'unico che ho! Beh, credo che dovrà andare. Oh, io lo so! Posso decorarlo con delle conchiglie. Mettiamoci al lavoro. Avrò bisogno di posizionare lo specchio su una superficie piana, così posso aggiungere la colla al telaio. E sopra ci attaccherò le conchiglie e le metterò tutte intorno allo specchio. Verrà fantastico! Quasi fatto! Quasi fatto! Questa è l'ultima conchiglia, wow! Mi ricorda casa! Oh wow, puoi farne uno per me! Che cosa? Non vedi? Sono un po' impegnata! Ah, cosa le parlo a fare? Signor unicorno è così soffice e morbido! Mia? Posso avere un abbraccio anch'io? Suppongo di sì! Abbiamo passato così tanti bei momenti insieme! Wow, hai ragione, è così morbido! Mia, stai bene? Spero che questi giorni non finiscano mai! Mi completi, signor unicorno! Non voglio mai stare senza di te! Wow, che ricordi incredibili! Cosa hai fatto? Forse l'ho abbracciato troppo! Perché era così giovane? È tutto ok, lo sistemerò! Inizierò disegnando la forma di una testa di unicorno su del cartone. Ora lo taglierò. Per prima cosa metterò la colla sul cartone, poi ci attaccherò l'imbottitura. Dopo metterò il cartone su questo panno. Per la parte successiva mi servirà una matita. Disegnerò la sagoma del cartone sul tessuto. Ora devo tagliarlo. Capovolgerò il cartone. Quindi metterò dell'altra colla sul retro. Poi piegherò il panno sulla colla. Una volta fatto, devo fare la criniera. Questo filato di lana è perfetto come criniera, userò diversi colori. Dopo coprirò la parte posteriore con altra stoffa, ma non ho finito. Ogni unicorno ha bisogno di un corno. Farò un cono con questo foglio glitterato. E dentro ci metterò l'imbottitura. Chiuderò per bene la base. E lo attaccherò alla testa. Com'è rilassante! Incollerò la treccia lungo la testa. Vorrei avere delle ciglia come le sue. E infine gli farò le guance rosa. Che bello unicorno. Guarda cosa ho io. Fammi dare un'occhiata. Cosa ne pensi? Non è il signor unicorno, ma mi piace. Grazie. Mia? No, non esiste, Sky. Mia, hai bisogno di questo fiocco. Oh, è così carino. Forse se... No! Giù le mani! Come sei scortese! Quest'alga sembra deliziosa! Wow, il sole è così luminoso! Devo bloccarlo! Ho un'idea! Forse posso fare una tenda! Appenderò questi nastri a questa corda! Sono così affamata! Oh, dei noodles colorati! Proprio ciò di cui ho bisogno. Sono un po' gommose, ma va bene lo stesso. In questo modo la luce non entrerà. Pensavo ce ne fossero ancora. Che strano. Cosa sta succedendo laggiù? Eh? Ups. Devo pensare a qualcos'altro. Aspetta, potrei distrarre Mia con questa. Una palla. Torna qui, palla. Vorrei averci pensato prima. Wow, le piace davvero tanto quella palla. Ora è la mia occasione. Devo essere veloce. Funzionerà, lo so. È ancora impegnata. Bene. Phew, è stato divertente. Ho quasi finito. Sembra buono. No. Non osare. Almeno ho ancora la mia palla. Non si regola mai. Ora potrò dormire un po'. Ah, è così tranquillo! Che giornata rilassante! Mi manca l'oceano! Mia, anche a te manca casa? Sì, sempre! Forse posso fare qualcosa che ricordi a mia casa! Mi servono tutti questi filati di lana e devono essere colorati! Ecco qui! È un arcobaleno! Mia lo adorerà!
Wow, è per me! È perfetto! Mi rende così felice! Dovrei fare qualcosa per Sky. Ho questo piccolo unicorno. Posso farci sicuramente qualcosa. Devo iniettare dell'acqua nell'unicorno. È una specie di pesce palla! È così carino! Sky, questo è per te! Spero ti piaccia! Wow, mi ricorda uno dei miei compagni di scuola! È ora di fare uno scherzo a Sky! Sul serio? Ups, è stato così divertente! Ah, il mio adorabile arcobaleno! Ah, me lo sarei dovuto immaginare! Eh? Che cos'è questo rumore? Un piccolo aiuto! Le cose sono andate un po' fuori controllo! Mi sei incastrata la gonna! Dai, non ho tempo da perdere, su! Ho detto, vieni qua! Oh no! Oh già, la chiave! Ma dove l'ho messa? Certo, sarà nello zaino! Deve pure essere da qualche parte! No dai, sul serio! Non la trovo! Ma ho un'idea! Mi ci tuffo dentro! Vediamo! Allora, patatine... Libri... Devo andare più a fondo! Eccola, l'ho trovata! Che faticazzo, accidenti! Adesso ci siamo! Ok, adesso posso aprirlo! Aspetta un attimo! Ho un'idea migliore! Ho la mia penna per i piccoli e un cuoricino per disegnare. Basta seguire il disegno. Bello! Adesso posso riempirlo così. Questa è la mia parte preferita dei disegni critici. Adoro fare queste linee così lunghe. Ok, il cuore è fatto. Adesso mi basterà attaccarlo ad un portachiavi in questo modo. E fatto e finito. Carinissimo! Adesso non perderò più le chiavi. Era quello che ci voleva. Che balletto divertente. Oh, chi sarà? Vado io. Ah, ma ci stavamo scatenando. È arrivato un pacco. Sì, sono le mie Crocs. Sono bellissime, le adoro. Wow, che invidia. Le mie sono così. Ma forse posso migliorarle, sì. Disegno un fiorellino e prendo la mia fidata penna presa. Due petali fatti, adesso gli altri. Traccio le linee avanti e indietro. E voilà! Adesso con il giallo colore in centro. Oh, è venuto davvero carino. Adesso facciamo una fragola, sì. Tracciamo tutto il contorno. Così. Poi usiamo il verde. E naturalmente il resto sarà rosso. Verrà proprio bellissima. E adesso una stellina. In questo caso non mi serve neanche un modello. La disegno a mano libera così. Il giallo renderà tutto luminoso e scintillante. Ed eccoci! Il momento delle scarpe. La stellina la mettiamo qui. E qui le altre decorazioni. Ah oh, sì, così va molto meglio. Proviamole. Oh, ma che meraviglia! Le adoro! Proprio un gran bel lavoro, Katie. Tieni, ti regalo il fiore. Oh, grazie! Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Guarda che cos'altro ho qui! Queste le metto sopra le scarpe, così avranno un nuovo look. Ho usato la penna 3D per fare anche questo. Sono stupende! Ehi, ma noi stavamo ballando! E adesso abbiamo anche le scarpe nuove. Quasi finito di lavare il piatto. Un'altra tazza, signorina. Lava anche questa. Va bene, questa è basta. No, ma come fa a sporcarsi così una tazza? Ma che... la mano! Oh no! Oh,
intera. Oh no! La mamma mi ucciderà! Accidenti! Ma forse posso aggiustarlo! Niente colla, e qui la mia adorata penna 3D. Basta riempire la tinta in questo modo. Con lo stesso colore, così il danno sarà invisibile. Poi via lungo tutto il manico. Lungo il bordo così, non ci vorrà molto. Fatto da questo lato, procediamo. Dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico, d'altronde la parte più importante della tazza. Bisogna fare bene questo lavoro. Ecco qui. Ciao, tieni del succo. Ma guarda, hai decorato il manico. È successo per caso qualcosa? No. Beh, adesso è più saldo in effetti. Grazie per il succo. Meno male, ha funzionato. Scusa, ti sposti? Devo aprire la cassetta. Chissà che sta facendo ferma impalata qui. Accidenti, la campanella. Oh no, si è incastrata la gonna. Oh, si è proprio bloccato qui dentro. Mi serve uno stabilo. Oh no. Meglio non provarci neanche, finirebbe in un disastro. Guarda che buco, accidenti. Ma un attimo, ho la penna 3D. Meno male che la porto sempre con me. Basterà tracciare un bel disegnino intorno allo strappo così. E poi riempirlo. Devo stare attenta a riempire tutto. Ok, il prossimo colore adesso. Riempiamo anche questa parte così. Ecco, il buco non c'è più. E aggiungiamo dei dettagli. Orecchie, occhietti, naso e bocca naturalmente. Oh, che bocchina carina! Prima c'era uno strappo e adesso c'è un musetto adorabile. Il lupo aveva grandi zampe, ma anche un cuore d'oro. E quando la principessa lo accarezzò, lui si accovacciò ai suoi piedi. E da quel giorno diventarono grandi amici. Ah, oh, si è addormentata. Le rimbocco le coperte allora. Adesso esco in punta di piedi. Oh no, non ci voleva. Ti prego, non ti svegliare. Oh, torna in piedi. Però cavolo, le ho rotto la bambola. Quando lo scoprirà andrà su tutte le furie. E adesso che faccio? Ci sono! Vieni qui, bambolina. Ti rimettiamo in sesto. Non deludermi, penna 3D. Conto su di te, eh? Disegniamo delle scaglie come quelle dei pesci così. Sarà una perfetta coda da sirena. Adesso le pinne. E con il giallo facciamo qualche dettaglio. Ma useremo tantissimi altri colori. Molto bene. Qualche tocco finale adesso. Un altro po' di giallo qui su. Missione compiuta! Ed è venuta proprio carina! Quando la vedrà sarà al settimo cielo. Devo dire che me la sono cavata alla grande. Lascerò qui la bambolina così la vede subito. Sogni d'oro! Il lupo vuole il gelato. Ah, che meraviglia! Adoro i popcorn! Dov'è finito? Dov'è? Forse sotto i cuscini. Ma che stai facendo? Smettila di tirarmi in faccia i cuscini. Forse sotto le tue gambe? Niente da fare, ho visto dappertutto. Ma che stai cercando? Ho perso un orecchino, non riesco a trovarlo. Questa fogliolina gli somiglia. Dammi un secondo, allora risolvo io il tuo problema. La penna 3D ci verrà in soccorso. Che bello il verde. Adesso l'altro lato. È divertente ricalcare una vera foglia. Adesso la togliamo. È venuta davvero realistica. Incolliamo un gancino così. Perfetto. Pronti per essere indossati. Guarda cosa ho fatto per te. Sì, sono bellissimi.
Come mi stanno? Che ne pensi? Oh sì! Oddio, sono stupendi! Sembrano vere foglie! Grazie! Adesso non dovrai più mettere casa sottosopra. Cosa vorresti realizzare con la penna 3D? Scrivilo nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo.